Allora, qua siamo in un cantiere forestale simulato in cui facciamo tutte le fasi dell'utilizzazione, che parte dall'abbattimento, poi c'è l'allestimento del tronco e l'esbosco. I primi passaggi sono il sopralluogo preliminare, in cui si va a vedere dove si opera, andando a considerare tutti i rischi dell'ambiente, i pericoli legati alla pendenza, all'ambiente montano, i rischi biologici, e dopo questo sopralluogo preliminare si decide come operare. E nel momento poi specifico dell'utilizzazione, del taglio, ovviamente ci sono vari aspetti da valutare, la lettura della pianta per decidere dove farla cadere e in che modo effettuare il taglio, e poi anche la parte di allestimento, cioè di creazione del tronco a lunghezza di vendita e sramatura, che deve essere fatto con attenzione, perché le forze in gioco, tensioni e compressioni, possono generare quelle situazioni di pericolo che portano poi a incidenti e infortuni se non vengono gestite adeguatamente. E in conclusione la linea di esbosco, cioè la via che percorrerà il trattore con il tronco per essere portato alla catasta. Allora, il mestiere del boscaiolo è evoluto molto nel tempo. C'è stata una intensa meccanizzazione negli ultimi decenni. Noi abbiamo un'utenza, quello dei nostri studenti, che scelgono questa scuola spesso pensando all'attività in bosco, che però è un'attività molto pericolosa. E quindi il nostro punto di partenza è sempre quello di insegnare un metodo di lavoro molto attento alla sicurezza, dedicando il tempo necessario per ciascun ragazzo, secondo delle sue attitudini, per farlo crescere e farlo lavorare con cognizione, con testa. Poi nella vita potrà approfondire e andare ad operare con macchine operatrici sempre più complicate, e quindi fare corsi successivi alla scuola. Qui siamo in un cantiere forestale all'aperto, come deve essere, cioè gli studenti stanno lavorando in una situazione che troveranno poi nel loro ambiente lavorativo. Per fare queste operazioni occorrono una meccanizzazione forestale spinta. Un istituto non avrebbe le risorse per acquistare ad esempio il vericello. È importante quindi il rapporto sia con coloro che sono in partnership per lo sviluppo del territorio, come ad esempio la Banca Prealpi San Biagio, che ci ha aiutato nell'acquisto di questo vericello, e in prospettiva ci potrà aiutare ulteriormente per arricchire la meccanizzazione forestale del nostro istituto. Sicuramente credo che la formazione e la qualità della formazione stessa sia direttamente proporzionale alla quantità di strumenti che hai a disposizione. Quindi la formazione per i ragazzi con una qualità e una quantità di strumentazione adeguata credo sia fondamentale, anche perché dopo quello che è successo con Vaia credo che sia importante arrivare ad avere un rapporto diretto e una qualità di intervento che sia capace di intervenire nel sistemare anche situazioni idrogeologiche, e quindi la silvicoltura vista sotto questo profilo credo sia fondamentale. Diciamo che in questi ultimi anni si è data la giusta e sacrosanta importanza al problema della sicurezza, in un lavoro che è un lavoro che ha dei rischi non piccoli, e quindi questo tema è sicuramente nell'agenda di tutti quanti, sia degli operatori ma anche di coloro che fanno l'attività di progettazione e di direzione dei lavori nella foresta. Per quel che riguarda la nostra attività specifica, diciamo, di carabinieri forestali, noi, come noto, ormai stiamo compiendo i 5 anni di entrata dell'ex Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, un'operazione che ha costruito uno sicuramente dei più grandi corpi di polizia ambientale in Europa e forse anche nel mondo, con un'attività specifica di vicinanza alle popolazioni, di vicinanza alle imprese agricole, di vicinanza alle imprese forestali, un'attività che comporta 360 gradi
il controllo sull'ambiente, l'ambiente, la foresta, i boschi e l'agroalimentare, e quindi è un'operazione che sicuramente ha consentito al nostro paese di fare un grandissimo passo avanti nell'attività, non solo, mi piace ricordare, di repressione, ma soprattutto di vicinanza e di accompagnamento. Noi abbiamo la consapevolezza che l'attività di prevenzione sia la vera arma in prospettiva per continuare a vivere sul nostro pianeta in modo davvero sostenibile. Noi in questo territorio abbiamo una grande fortuna. La prima è costituita dall'avere la presenza dell'Istituto Agrario a Feltre, che è una grandissima potenzialità per la crescita e la formazione dei nostri giovani, ma soprattutto anche per stimolo per l'intero territorio e per portare avanti delle azioni e delle politiche di carattere ambientale molto importante. La seconda grande opportunità che abbiamo soprattutto nel comune di Borgo Valbelluna è che abbiamo un patrimonio boschivo di rilevanza particolare, regionale. Abbiamo oltre 2.000 ettari di proprietà comunale che vanno in qualche modo gestiti secondo una pianificazione accurata e precisa e sostenibile per il futuro. E quindi mettere insieme queste due realtà diventa per noi strategico e molto importante per dare per fare politiche ambientali, politiche di sostenibilità e soprattutto politiche che possano guardare all'attrattività di questo territorio dall'ambito turistico, perché se abbiamo un territorio in ordine possiamo anche pensare di portare qua gente per star bene e per far capire che qui si vive bene. Allora Sara, perché hai deciso di intraprendere questo percorso? Perché fin da piccola mi è sempre piaciuto stare in mezzo alla natura e le piante e mi è piaciuto anche, mi affascina e mi interessa capire come gestire un bosco e questo indirizzo in generale si avvicina a quello che voglio fare in un futuro.